Adesso siamo al completo, la squadra qui c'è, da questa parte vediamo che ce ne sono ancora abbastanza, vi ringraziamo già in partenza per questa partecipazione. Stasera abbiamo saputo casualmente che la notte della lettura dei libri, all'inizio dell'estate, ho bruciato la completa Luisa. E allora passiamo subito all'assessore che fa un saluto e poi la presidente della FIRAPA, Giuseppina Rapporto, prego. Buonasera, io scusate per il ritardo, poco fa ero qua, quindi abbiamo sistemato un pochino la saletta, quindi 5 minuti me le sono prese. Io non ho niente, una delle cose che in questa un mesetto fa con Vito ci siamo sentiti in piazza, c'è il libro di Sebastiano Motta, mi conosco, che conosciamo tutti, buona parte lo conosciamo, perché è uno dei nostri anche come età, quindi la possiamo presentare questo libro? Ma sicuramente sì, perché in effetti, già vedo in effetti che c'è tanta gente che fa piacere vedere gruppi di Motta anche di fuori, quindi io non devo, solo vi devo salutare e poi gli sono in mezzo al mondo, c'è qualcuno che ha partecipato a questa presentazione del libro e tra un pochino verrà anche il sindaco, vi porge salute, purtroppo era all'ospedale, quindi aveva il turno, quindi probabilmente ora fra un pochino sarà con noi, quindi io non devo dire altro, ma passo la parola a Tito anche perché sa tutto, perché tutta l'organizzazione in effetti è stata alla FIDAPA, dalla parte della FIDAPA e Vito, quindi... Beh, già l'hai detto, quindi ringraziamo la Presidente, le soci, le Fidapine di Motta che hanno accolto subito questa idea di presentare questo libro per valorizzare sempre i talenti locali. E l'altra cosa che dovete sapere è che abbiamo un pensierino, un piccolo regalo che sarà dato ai presenti, che sono dei fiammiferi prodotti da un'azienda che opera nel nostro territorio, è l'ISPA Group, che ha calato Opiru per intenderci. È un'azienda che produce i fiammiferi per i monopoli di Stato e che ha anche rilanciato la nostra offerta un po' con la faccia tosta, abbiamo chiesto ci potrebbe fare un regalino per questo evento culturale, la dottoressa Rosalba Patania ha rilanciato dicendo io posso fare anche i fiammiferi personalizzati, cioè possiamo stampare la locandina del libro sui fiammiferi. Tra l'altro queste sono anche idee penso carine per tutti, cioè per i privati, per chi volesse fare questo per compleanni, feste, per eventi particolari, c'è questa idea di personalizzare, insomma, ciascuno come vuole il regalo. Quindi abbiamo finito e parola alla Presidente Giuseppina Rapporto. Allora, buonasera, io sono Giuseppina Rapporto, mi conoscete tutti, è caro alla FIDAPA che da anni a Motta l'hanno, tra due anni festeggeremo i 20 anni, e sembra poco il tempo che le cose fondatrici diciamo, hanno messo la loro sinergia per formare questa sessione, ma diciamo, è sempre passato. Che devo dire, io ho avuto i miei due anni di lavoro e è stato a me molto caro il tema culturale, non per caso l'apertura del mio biennio e poi l'apertura del secondo anno del biennio è stata con la partecipazione invitata del dottor Pesce alla mia apertura che ha diciamo relazionato su Motta, ecco, su ciò che di Motta c'è come tradizioni diciamo. E poi Massimiliano Zappalà che ha Emiliano Zappalà che ha partecipato anche ad una conferenza veramente ad altissimi livelli, quindi che devo dire, è molto caro a me questo, è particolarmente che un mottese
dia l'input alla riflessione, perché io non ho approfondito molto questo libro per questioni di tempo, ma l'interesse è tanto, lo leggerò con calma d'estate, spero. È un libro che diciamo nella lettura pone dei quesiti, pone diciamo un'attenzione alla ricerca, e in effetti diciamo è ciò che un libro nel modo assoluto è quello che deve suscitare in noi, la riflessione e lo stimolo a ricercare su qualunque poi tema, su qualunque argomento. Va bene, io diciamo lascio qui alla platea la dissertazione. Sì, ecco, gentilmente c'è lì in uscita il registro della nostra associazione per la partecipazione, e se quando uscite poi vi lo firmate. Va bene, vi ringrazio, arrivederci. Volevo integrare la ringraziamento all'azienda, alla Ispa Group, alla Ispa Group perché produce pure olio ed ha avuto anche dei premi a livello nazionale. Hanno adesso terreno a Piazza Almerina e quindi sappiate che oltre ai fiammiferi sono anche produttori di olio, giusto per completare l'informazione. E quindi iniziamo subito con un brano da parte del nostro compaesano attore Pasquale Platanin. Per il 2000 l'unico atteggiamento meno malato forse fu quello di mettersi per la prima volta in vita sua a scrivere, di pensare. Il pensare e il dire di Elisa. Sul sospensorio dell'Airone, il giorno 2 di marzo. Quando spunterà il sole, noi saremo un'altra cosa, due sorrisi, che non avranno più paura della notte senza luna. Io so come Dario di Zagara, anche se siamo ad agosto. Sì, lo so, non ci credi, eh? Non ci credi, amore? Allora baciami, baciami e tu vedrai. Cosa ci fanno quei bambini sugli scogli? Potrebbero farsi del male. No, no, sono bambini protetti dai pesci. Sono i pesci che pensano per loro. No, non possono farsi del male. La lettrice donna è Noemi Finocchiaro. Adesso Luisa Sbambinato, eliminiamo il titolo, quindi passiamo a nome e cognome per tutti quanti. Sappiate però che abbiamo una squadra, come saprete molti, di tutto rispetto di fronte a voi, quindi passiamo subito al nome e cognome, Luisa Sbambinato, quindi iniziamo un po' ad avvicinarci a quest'opera. Grazie Vito. Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono particolarmente felice di essere qui questa sera per dare veramente onore al nostro compaesano e bravissimo scrittore Sebastiano Motta. Vi chiedo perdono se non sarò al massimo delle mie possibilità, perché ho la pressione bassissima, quindi mi auguro di reggere. Anche perché non farò un intervento molto lungo, perché siamo in tanti e quindi cerchiamo di dividere lo spazio in maniera adeguata, il tempo in maniera adeguata. Allora, riprendendo quello che diceva Vito, sono particolarmente felice perché oggi è il 21 giugno ed è il solstizio d'estate. In questa giornata si celebra diciamo questo processo, questo pensiero che si chiama insonnia d'autore. In questa giornata ci sono 190 librerie e biblioteche che accolgono manifestazioni culturali, artistiche, e quindi siamo particolarmente felici di integrare questo momento e di avvicinarci alla conoscenza di questo libro proprio in una giornata come questa, che è particolarmente significativa. Tra l'altro il sottotitolo, io uso i sottotitoli, è anche Letti di notte, e quindi questo libro è un libro che si presta a una lettura notturna, perché è un libro molto impegnativo, molto di spessore,
molto profondo, e quindi ci vuole la testa leggera, ci vuole insomma un po' di concentrazione. Prima di... allora, a me è toccato così nella spartizione un po' delle introduzioni al libro, è toccata la presentazione della struttura del testo. E prima di passare direttamente alla struttura, io volevo riflettere su un pensiero che mi ha attraversato la mente in questi giorni, anche per una ragione molto importante. È morto in questi giorni Claudio Rocchi, sicuramente voi lo conoscerete, era un artista di grande fama, nonché una persona che aveva fatto un grandissimo lavoro su se stesso. Era stato 15 anni in Nepal, aveva vissuto per 15 anni in castità, senza rapporti sessuali, senza sostanze inquinanti. E non lo so, leggendo fra le sue carte l'altro giorno mi è venuta questa cosa. Lui veniva definito, si definiva Claudio Rocchi, volo magico. Io ho pensato che questo aggettivo importante può essere attribuito alla lettura. Leggere è intraprendere un volo magico. Ed è effettivamente quello che è accaduto a me, e penso anche alle persone che hanno letto questo testo, perché è un testo che ci permette di sollevarci, di librarci, staccandoci un po' da quelle che sono le quotidianità, con i pensieri, cioè ci induce a delle riflessioni molto 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 profonde. Proprio perché leggere significa intraprendere un volo, vorrei anche sottolineare un'altra cosa importante che credo sia propedeutica proprio anche ad avvicinarsi, per avvicinarsi alla lettura di questo libro. Io personalmente, che leggo moltissimo, ho avuto delle, come dire, delle esitazioni all'inizio, perché è un testo particolare. È quello che volevo sollevare, perché in fondo noi che presentiamo i testi degli autori abbiamo un ruolo importante, il ruolo di interessare la platea, il ruolo di stimolare la platea affinché la gente, dopo aver sentito parlare del testo, va ad acquistarlo e a leggerlo. Quindi questa è la cosa più importante. E proprio per sollevare questa curiosità mi viene in mente un altro pensiero, così, che credo si tagli, si introduca bene nel concetto di cui sto parlando, nel concetto espresso, ed è quello che chi non legge vive una sola vita. Penso che questa espressione l'abbiamo sentita già tante volte, e chi invece legge tanti libri ha la possibilità di vivere parecchie vite, parecchie esperienze. Questo perché? Perché ovviamente nel rapporto con la lettura entriamo in relazione con l'autore innanzitutto, entriamo in relazione con i personaggi che l'autore ci propone, entriamo in relazione con un mondo particolare, e questa relazione è ovviamente una relazione importante perché non pretende nulla. La scelta del testo è una scelta personale. Quando ci mettiamo davanti alla pagina stampata lo facciamo solo ed esclusivamente per nostra scelta, senza nessuna imposizione, e chiaramente questo sviluppa la relazione tra la pagina scritta, e quindi tra lo scrittore e il lettore, proprio perché è privo di qualsiasi interesse. Quindi sono veramente contenta di essere capitata per caso a leggere questo testo veramente importante, che mi ha suscitato un bel po' di riflessioni. Allora, passiamo alla struttura del testo. Allora, questo testo è un testo molto complesso, dove complesso non significa difficile, nel senso che difficile può suscitare anche una sorta di allontanamento. No, è tutto il contrario. Cioè, questo testo è un testo che, proprio per lo spessore che contiene, proprio per i contenuti molto importanti, suscita nel lettore, in me in maniera particolare, il desiderio di approfondire e di andare avanti.
è strutturato in una maniera strana. Perché strana? Io mi permetto di, innanzitutto, poi su questo qualcuno farà un intervento particolareggiato, Vito parlerà del linguaggio, del lessico di questo libro, che è fortemente innovativo per il quantitativo di neologismi che contiene. E allora io mi voglio permettere di creare un neologismo nella considerazione di questo testo. Allora, questo testo, intanto partiamo dal titolo, questo testo si chiama Liquido Centrale. Allora, Liquido Centrale è già un titolo fortemente accattivante, perché il liquido è una sostanza importante, contenuta, noi siamo, che fluisce, mi dice benissimo Iano, il liquido fluisce, noi uomini siamo fondamentalmente composti dal 70% di acqua, il liquido è sangue, il liquido è umori di qualsiasi tipo, sessuali e non, quindi il liquido centrale è stata la ragione che mi ha in qualche modo portato proprio a riflettere. Insieme alle definizioni che si allargano intorno a questo titolo, il liquido per eccellenza di cui si parla in questo testo è il mare. Il mare di Sicilia, il nostro bellissimo mare, con una serie di storie che si intersecano fra loro e che vanno proprio a diciamo giostrare, immergersi, entrare ed uscire da questo bordo piuttosto appunto acquoso. E quindi all'inizio, quando ho cominciato a leggere questo libro, sinceramente ho pensato, dopo un po' di pagine, dico, io non riesco a capire cosa voglia dire, qual è il senso di questo testo. E allora, tornando al discorso precedente, dico, siccome mi va di creare un neologismo, non lo so, allora, nella struttura narrativa classica, le strutture narrative dei romanzi sono in genere costituite da un andamento lineare, cioè c'è una storia che comincia, magari più storie, e queste storie vanno avanti in maniera lineare. Io invece mi sento di dire che il liquido centrale ha una meccanica narrativa assolutamente contraria al sistema lineare, ma ha una meccanica circolare. E siccome la meccanica circolare, se attribuita al tempo, abbiamo avuto modo in altre presentazioni anche di parlare del tempo circolare, cioè del tempo che ritorna su se stesso, dell'attimo di vita che non è mai finito, perché gli attimi sono costantemente diciamo ripetuti, e quindi questa meccanica narrativa che parte e si riaggancia poi a una sorta di chiusura di questi personaggi, che poi a loro volta si riagganciano a una condizione più ampia, mi è sembrata la valenza più importante a livello interpretativo di questo testo. Non so se tu sei d'accordo, Iano, perché ovviamente nella scrittura c'è sempre persona che si occupa di, la persona che scrive, e poi appunto, come dicevo prima, in questa relazione tra lo scrittore e il lettore c'è questa grande comunicazione. Per me è stato importantissimo scoprire che, a differenza di tantissimi altri romanzi, cominciano ad essere presentati questi personaggi che appunto sono parecchi, e quindi nella presentazione del primo personaggio una poi dice, vabbè, ora che cosa segue, ora cosa vuol dire, e poi nel frattempo si comincia a presentare l'altro e poi l'altro ancora. Allora, questo per quanto riguarda diciamo appunto l'impostazione narrativa. Il testo è caratterizzato da alcuni generi tematici che sono veramente fortissimi. Allora, i generi tematici presenti all'interno di questo testo sono, direi, alcuni tra i più importanti generi tematici approfonditi e seguiti dall'uomo per raggiungere una elevazione personale. E sono la filosofia, il monos filosofico di uno dei personaggi che si chiama Jacopo, la ricerca spirituale, la definisco spirituale, non religiosa, perché questo è un testo che parla
di spiritualità a grandi braccia, a larghe intese, potremmo dire, non nel senso brutto della politica, però è un testo che ci propone sicuramente alcune riflessioni sulla spiritualità umana. In questo testo si parla moltissimo di induismo. Ci sono personaggi che hanno viaggiato, che sono andati in India, che raccontano le loro esperienze, che parlano di questa religione. C'è un personaggio particolarissimo che sì, il professore, no, adesso ora lo introduco. C'è un personaggio femminile molto importante che sceglie la vita di clausura, una giovane donna che Beatrice che sceglie appunto non dico nel mezzo del cammino della sua vita, perché non c'ha ancora 25 anni, è molto giovane, sceglie proprio questa strada e sceglie di diventare suora di clausura con una diciamo descrizione che lascia senza parole nel momento in cui lei entra in convento tutto quello che poi la lega, tutto quello che lei lascia nel mondo contemporaneo e che poi ritrova all'interno appunto di questa meditazione, di questa preghiera e di questa vita vissuta all'interno del convento. Quindi la filosofia, quindi il monos filosofico, la religione o la spiritualità intesa in questo senso e un altro aspetto molto importante, la mitologia. La mitologia vissuta, tutti sappiamo comunque, potremmo ricordarci che il mito è stato importantissimo agli albori della formazione del nostro sistema di comunicazione, del nostro sistema narrativo. I miti servivano originariamente per spiegare fatti ed eventi naturali che non si sapevano spiegare in nessun altro modo, e quindi soprattutto durante il periodo greco e ancor prima, perché le mitologie esistono in tutte le storie e in tutte le non in tutte le storie, scusate, esistono in tutti i paesi del mondo e in tutte le possibili interpretazioni. Abbiamo miti giapponesi, miti italiani, miti greci, miti di tutto il mondo. Quindi la mitologia in questo senso, più che rappresentare una spiegazione di fenomeni che adesso sono assolutamente chiari, perché adesso se piove o se c'è il temporale o se c'è la bufera in mare, sappiamo benissimo che questo non dipende né da Eolo né da Nettuno né da qualcun altro, ma sappiamo che ci sono dei processi fisici che portano alla realizzazione di ciò. Invece la mitologia nel libro è intesa soprattutto come la creazione del sogno. In questo testo si parla anche delle sirene. C'è un pezzo molto importante in cui uno dei personaggi si trova ad avere proprio, poi verrà letto infatti questo pezzo da Pasquale, si trova ad avere questo contatto, ovviamente un contatto paranormale, un contatto paranormale nel senso un contatto telepatico, chiaramente non con l'espressione della lingua, cioè non usando la sintassi. C'è questo messaggio molto forte tra queste sirene e questo personaggio del testo che fa alcune domande, e le domande mirano alla conoscenza di ciò che non è espresso in maniera chiara, mirano all'immersione, ad andare verso l'abisso sia del mare, che appunto rappresenta metaforicamente proprio questo grande, questo quantitativo immenso dove sono immerse, figure che possono essere, ovviamente, non viene la parola, che possono essere toccate, cioè i pesci, i granchi e qualsiasi altra cosa,
così come contiene nella sua profondità la possibilità di suggerire a ciascuno di noi qualcosa che non ha a che fare con la materia. Chi di noi non ha provato davanti a un bellissimo squarcio di mare a sentire qualcosa che non può essere, diciamo, espressa o considerata, infatti poi in maniera materiale. C'è un pezzo meraviglioso dove qualcuno in questa occasione chiede, uno dei protagonisti chiede ai passanti che cosa fosse il mare, e ovviamente le risposte sono tra le più normali: il mare è bello d'estate, il mare ci andiamo per fare i bagni, il mare, nel mare ci sono i pesci, nel mare ci sono le sogliole, anche questa, poi chissà perché le sogliole, non qualche altro tipo di pesce. E poi c'è un'espressione bellissima che dice: il mare è una lunghissima preghiera azzurra. Si fa blu notte e si nasconde agli uomini per non essere da questi rotta nel pianto. È una preghiera di grande misericordia. E questi tre versi, che poi in poche parole condensano tutto quello che è il percorso narrativo del testo, ci inducono proprio alla riflessione e al pensiero grande che si espande nel momento in cui ci troviamo ad osservare pagina per pagina, diciamo, proprio questo meccanismo narrativo che, come dicevo prima, si mantiene su se stesso ed è fortemente carico di significati per le storie successive. Cioè, sono storie diverse le une dalle altre, ma legate da un pensiero comune. Io me l'immagino, se dovessi fare una sorta di rappresentazione grafica di questa cosa, come se c'è un grande cerchio e all'interno di questo cerchio c'è una grande monade, utilizziamo un termine filosofico, e all'interno di questa monade, di questa grande monade, tante piccole monadi. Quindi questo, in poche parole, è rappresentativo anche, appunto, del monos centrale, che poi qualcuno lo chiami Dio, qualcuno lo chiami vita, qualcuno lo chiami senso, qualcuno lo chiami, non lo so come, cioè ciascuno attribuisce il significato che vuole a questo, a questa monade centrale, dentro la quale ci stanno proprio queste sottomonadi. Non mi guardare perché ho finito. Ho finito. Volevo solo dire una cosa importantissima: il linguaggio. Il linguaggio è davvero molto molto interessante. È un testo che bisogna leggere con un vocabolario, col vocabolario, col Devoto Oli vicino, perché ci sono tantissimi di quei neologismi, tantissime di quelle parole importanti e colte che, voglio dire, anche io, che mi occupo di, insomma, leggo, non conoscevo, e questo sicuramente è un altro del, come dire, è un altro dei vantaggi, un altro dei pregi di questo bellissimo testo. E in questo Iano, e ho chiuso, ha cesellato le parole, cioè, me sono immaginate proprio come un lavoro veramente di cesellatura per presentarci questi magnifici esemplari di forma e di sintassi e di significato e di senso. Grazie. Si buttò la giacca in una spalla, pendente alla maniera campagna, al ricordo di un celebre dipinto di Bellizza, e tornò in strada, via Vittorio Emanuele, e subito piazza Duomo. Sostò a due passi dell'Elefante, alias Liogero, simbolo della città, e gli sembrò più ridotto nelle dimensioni. Spaziò poi con lo sguardo e vide il palazzo di città o governo municipale, l'antico palazzo Chierici, la cattedrale, per rimettere gli occhi nuovamente sull'Elefante al centro della piazza. Ma è possibile che Oliosio si sia rimpicciolito? Ma che cavolo sto vedendo? Ah, sì. Sì, ma da quando io non mi soffermo lo sguardo? Da anni. Anni, troppi anni. Forse ero ragazzo, e allora sì. Tutto.
tutto, si spiega. Dal centro della piazza si allontanò, avvicinandosi a meno di 40 passi, alla fontana detta della Colenzolo, la Melano. Il fiume emergente dalla viscere della terra proprio in quel punto, per filtrarci, ingrottandosi e sfociare il mare passando sotto i famosi archi della marina. Dietro la fontana, a scendere, era collocata la sempre umida scalinata delle Petuzze, che metteva la pescheria. Torì la discese e subito si ritrovò fra i banchi di vendita del pesce, nel bel mezzo dell'andirivieni dei curiosi, dei compratori. L'aria che respirava lo infastidiva fino alla nausea, ma non voleva tornare indietro poiché la treva l'enorme caos, il controbante richiamo dei piscivendoli, la vista del pesce, la morte della natura per sommare altre vite. L'affondamento di quell'ora del giorno, eterogeneo sotto il profilo sociale, vivace di ingordo negli sguardi, stentava a farsi avanti, calcando in molti davanti ai banchi, e coloro che avevano preceduto i nuovi arrivati compravano e non lasciavano posto agli altri, presi come erano dal fascino dell'ittico nelle cassette. L'alzata delle voci dei venditori, continuate per alcuni aspetti parossostica, scuoteva le menti di chi affollava il mercato. Erano voci da mille sfumature dialettali che invitavano a comprare, a cibarsi del pesce del mare nostrum. Seppia, sardelle, merluzzo, pesce spada, tonno, orate, calamaro. E non era difficile comprendere le coloratissime espressioni dei pescivendoli, le quali si accavallavano da punto a punto, splendendo le lampade di molti watt sotto i grandi ombrelloni rossastri e le tende manciucchiate per le stagioni. Ubici! Oh! Ubici dello somale! Accattata vino! Ubici! Ubici! Oh! A carne fa male! Mangiate spada e combattite la vita! Un ciocio Vicenzo! Ucio Vicenzo! Oh! C'è la sardina che canta e balla! Ubici, ubici, e mangiato, non mangiato ubici, e meglio di essere maritati, che state felici e contenti una notte, e piniate tutta la vita. Avanti, accattate ubici, oh, signori Nietta, ubici, ora sto pesce, signora. Avete una figlia un po' cucozza? E allora datela da mangiare. Cozzi a mattina, cozzi a mezzogiorno e cozzi a sera. Orate, ricciole, saraghe, lenti, scivolpe, un'esposizione elegantemente disseminata di morte. Si uccidono i pesci. E una super illuminazione fa luce alla ribalta di tanta carneficina. Tutto per soddisfare il bisogno di cibo dell'animale intelligente. Intelligente. Anche se può sembrare superfluo, però state capendo che si tratta qua di cittadini mottesi e non solo, che hanno prestato la loro disponibilità, la loro opera a titolo assolutamente gratuito. È un'altra dimostrazione che si può fare cultura a costo zero e cultura anche di alto livello. Adesso Mariella Palmieri ci farà addentrare ulteriormente sui temi, diciamo, di questo libro. Buonasera a tutti. Allora, premetto innanzitutto che per me è stata una sorpresa essere contattata per occuparmi di questa presentazione e sono molto lieta di essere qui, anche perché, come è stato anticipato, leggere questo romanzo, insomma, è un'esperienza diversa rispetto a quanto siamo abituati a fare leggendo, insomma, letteratura più commerciale o moderna, proprio perché è un romanzo sicuramente colto, ma sempre non come sinonimo di complessità, è colto perché affronta delle tematiche sicuramente, insomma, importanti, profonde, che inducono infatti a riflessioni a vario carattere sulla vita, sulla morte, su Dio, sulla libertà in senso filosofico ma anche cristiano e così via. Quindi è un libro profondo
ma accessibile a tutti, anche se fa filosofia. Mi piace, ho avuto modo di dirlo anche in occasione della mia seduta di laurea tempo fa, spesso quando si parla di filosofia si rimane un po' schiacciati dal peso del pregiudizio di questa parola, ma in realtà ci sono tanti modi di accostarsi a questa disciplina e non tutti sono complessi o noiosi, magari come si può pensare. Ad esempio, Liquido Centrale è un romanzo che fa filosofia, perché cita autori, dottrine, eccetera, però lo fa in una chiave di lettura facile in qualche maniera. Mi piace in questo senso citare una frase che scrive il signor Motta in occasione del dialogo fra due suoi personaggi, in cui lui dice, cito letteralmente, «La filosofia è la dottrina suprema del pensiero, è l'eterno discorso sulla sapienza, sulla saggezza. Ogni persona che pensa fa filosofia». Quindi è questo il modo che dobbiamo intendere la filosofia nel romanzo. Ognuno di noi pensando già facciamo filosofia. La filosofia però non è l'unica tematica, perché abbiamo detto non è un romanzo che racconta una storia. Ci propone tante storie, quindi affronta la tematica sia filosofica, sia religiosa o spirituale, insomma, che dir vogliamo. E poi abbiamo anche il binomio mito, diciamo il clima sospeso del romanzo è sempre fra mito e realtà. Sono questi tre elementi principali che si intersecano nelle varie storie, perché poi noi i vari personaggi li troviamo, insomma, incontrarsi, scontrarsi, alcuni si conoscono da prima, altri si incontrano per perfetta il cerchio del romanzo, quindi anche una struttura abbastanza complessa all'interno. Tra questi tre elementi noi possiamo cogliere sicuramente la sfumatura di una stessa ricerca, che è la ricerca verso questa verità che appunto possiamo intendere verso Dio, verso il bene supremo, ognuno, abbiamo detto, gli dà l'interpretazione che vuole, però sicuramente è un libro che fa ricerca. Alcuni personaggi indagano una ricerca più prettamente filosofica, ad esempio Jacopo, che abbiamo anticipato, è questo ragazzone di famiglia borghese, ma che rifiuta la ricchezza fine a se stessa, e invece lo vediamo impegnato in questa ricerca filosofica alta, di lui conosciamo l'infanzia, poi la vita privata degli ultimi anni, e a lui si interseca poi anche la storia di un corteggiamento particolare, diciamo così capriccioso, però per il cui esito chiaramente dovete leggere il romanzo. Invece l'aspetto più prettamente religioso viene indagato da personaggi, abbiamo visto Marietta, questa giovane donna, si marca molto sul fatto che sia molto bella fisicamente, ma che ciò nonostante sceglie la vita conventuale. La tematica religiosa viene affrontata anche nella figura del nonno di Marietta, il professor Lorenzo Merlini, che è un uomo sì di fede, ma che ha compiuto una ricerca religiosa sull'Himalaya anni addietro. E poi mi piace citare anche il personaggio di Calogero, che è un uomo molto anziano, ci viene descritto per le ossa, sempre dedito alla preghiera, al quale subito ci affezioniamo, perché subito ne conosciamo una storia tragica, in qualche maniera drammatica, alle spalle, che viene dal mare. E per lui la fede, diciamo la preghiera più che altro, è l'unico rifugio ormai in questa vita terrena. Dicevo che in questi tre elementi principali dell'opera, filosofia, religione, binomio, mito, realtà, possiamo cogliere dei collegamenti, perché in fondo la religione e la filosofia indagano sulle stesse tematiche, quindi il perché della vita, il perché della morte, le questioni universali cosiddette. Però, mentre la filosofia chiaramente deve arrivare, necessita di arrivare ad una soluzione razionale, che quindi sia comprensibile per l'uomo, la religione invece indaga, appunto abbiamo detto, le stesse tematiche, ma lo fa sotto un dogma, quindi si crede a delle verità appunto accettate in quanto atto di fede. Nel romanzo del signor Motta è interessante fare riferimento anche un po' all'esordio della ricerca filosofica, perché molto brevemente noi sappiamo che si cercò di puntare alla filosofia come ricerca del tutto. Già Aristotele, per definire la filosofia, leggo letteralmente, ricerca delle cause prime, ma allo stesso tempo come contemplazione del divino, che fu un'espressione che poi nel Medioevo ritroviamo, perché si cercò di far convergere la filosofia con la teologia, appunto, della disciplina che studia la religione. Adesso noi sappiamo che filosofia e religione non si sovrapporranno mai totalmente, proprio perché l'una crede alle cose come atto di fede, abbiamo detto, e l'altra necessita di una spiegazione razionale. Però questo connubio iniziale lo troviamo all'interno del romanzo del signor Motta. Ci sono sia dei personaggi che portano avanti una ricerca estremamente filosofica, come ad esempio Jacopo, abbiamo detto, dei personaggi che si impegnano solo sulla tematica religiosa, come Marietta, ma il personaggio del nonno di Marietta, che sarebbe la Maria Beatrice che abbiamo citato poco fa, ecco, l'abbiamo chiamata Beatrice, ma poi viene chiamata anche Marietta, il nonno di Marietta, che appunto è il professor Lorenzo Merlini, è sì un uomo di fede, innanzitutto è uno studioso delle scienze dello spirito, è un uomo di fede che, a differenza di altri familiari della ragazza, appoggia la scelta della nipote, che definisce coraggiosa, però è impegnato in una ricerca religiosa pretendendo un po' di arrivare ad un risvolto razionale o oggettivo, che dir vogliamo, cioè
intende trovare Babaji, che è un avatar, che noi sappiamo, uno yogi immortale che si narra e vive sull'Himalaya, lì siamo all'interno della cultura induista, però appunto c'è molta India in questo romanzo, però appunto è interessante notare che troviamo sia una ricerca religiosa, sia una ricerca filosofica, sia un personaggio che vuole essere un po' il connubio iniziale tra queste due ricerche. Il collegamento tra la filosofia e il binomio mito-realtà è ancora prima detto, perché come ha anticipato la signora Spampinato, il mito, la storia della letteratura ci insegna, è un po' considerato una storia sacra, perché anche se aveva, diciamo, protagonisti sempre eroi e semidei, serviva per spiegare la realtà circostante, quindi gli si crede, perché è riferita a delle entità reali, vere, e quindi ai miti noi crediamo, la storia della letteratura ce lo insegna. Quindi il mito viene definito come il bisogno di spiegare la realtà circostante, che non è un obiettivo diverso rispetto a quello che si propone di fare o la filosofia o la religione. Tra l'altro, tra le figure mitiche è interessante notare la figura delle sirene, proprio perché anche qui noi sappiamo che le sirene sono un po' diciamo il simbolo della conoscenza, del sapere. Già nell'Odissea si racconta che queste, per tentare Ulisse, gli proposero la conoscenza di tutte le cose del mondo, quindi poi c'è stata un'evoluzione in merito al simbolismo, diciamo, di queste figure, però il simbolo delle sirene è quello di appunto rappresentare la conoscenza, il sapere, quindi c'è una grande coerenza all'interno di tutte queste storie. Sono, in realtà il romanzo presenta un ritmo, soprattutto all'inizio, molto veloce, perché raccontandoci tante storie presenta inevitabilmente tanti personaggi, tanti nomi, tanti volte ai quali dobbiamo affezionarci via via. Però appunto, insomma, preso poi il ritmo adeguato, ci induce a questa riflessione veramente a 360 gradi, ognuno può trovare la sfumatura più adatta a sé. Tutte queste storie, concludo, hanno questo unico sfondo, come ci suggerisce il titolo, che appunto è questo mare, che è, lo dobbiamo intendere un po' come il luogo in realtà dove ridefinire il senso di ogni cosa, perché i vari personaggi poi si incontrano non solo fisicamente, hanno alcune storie alle spalle che provengono tutti dal mare, quindi il mare è proprio il senso, il luogo dove ridare il senso ad ogni cosa. E il mare, che poi ad un certo punto viene anche definito globo terracqueo, che dobbiamo salvare, quindi c'è anche dietro un messaggio importante. Ribadisco, è un romanzo sospeso fra mito e realtà, gradevole nella lettura perché induce delle riflessioni, con un passaggio di testimone finale che ci strappa anche un sorriso dal punto di vista poi più emotivo, cioè un finale emotivo, diciamo così. Le sette note d'amore, Shuri, vedrai. Provaci, amore, vedrai. Che bellissimo brano armonico creeremo. Provaci. Sarà più bello del lago dei cigni in cei boschi. È più grande, molto più grande della sua patetica. Amore, sette baci per le sette note musicali. Le sette note d'amore. Proviamoci, amore. Cielo. Ho dimenticato l'ombrellone sulla spiaggia. No, non andarlo a prendere. Sarà per altri. Sarà per bambini. O per due innamorati in cerca d'ombra. Sotto l'ombrellone. Amore, abbiamo lasciato l'armonia dei nostri baci. Chi sarà a starci di sotto? Coglierà i nostri respiri. E saranno certi di fiori intorno ai loro colli. Sì, sarà così, amore. Dove pranzeremo? Andiamo a Luna Rossa. Luna Rossa, sì, Luna Rossa, sul Belvedere a 2 metri dal mare. E facciamo impallidire chi verrà a servirci. Ordineremo pollo, mare, i passi del mare, Belvedere, ristorante di pesce, pollo con patate. Vedrai la faccia che farà. Forse i ristoratori andranno a comprarcelo apposta per noi. Pollo. Per fare capire cosa stiamo leggendo ogni tanto, no? Questi sono i pensieri che scrive un personaggio, Turi dei Mille, ricordando quello che diceva la propria fidanzata Elisa, il personaggio di questo romanzo, che poi viene a mancare, Elisa. E lui ha provato alla fine a raccogliere un po' di questi pensieri e ha provato a mettersi a scriverli. Quindi in questa fase stiamo leggendo un po' questi pensieri. Adesso Alessandro Puglisi invece
ci introduce un po', o meglio, ci traccia un quadro di questi temi religiosi che sono stati già in qualche modo accennati, e non solo, diciamo anche qualcosa per lo stilistico sul testo. Sì, io sarò breve anche perché appunto insomma qualcosa è stata già detta da chi mi ha preceduto, e questo è bello perché insomma significa che abbiamo sensibilità comune. Io sono molto onorato dell'opportunità che mi è stata data, sia quella di leggere, di poter leggere il romanzo, che ho molto apprezzato, sia quella di poterne parlare qui con voi. Si è detto appunto che la religione, la spiritualità costituisce un tema che gioca un ruolo di fondamentale importanza nell'architettura dell'opera, e questo sentimento di religioso, di questa spiritualità, appunto si è detto si concretizza in un atteggiamento di ricerca da parte dei personaggi. Questi personaggi sono tutti personaggi che sono alla ricerca di risposte ai propri interrogativi, alle proprie domande, alla ricerca di un senso da dare alla propria vita, alla ricerca di un senso profondo da dare alle cose, soprattutto alle cose terrene, che appunto sono contingenti, sono anche imperfette. E in alcuni casi il punto di arrivo di questa ricerca è Dio. L'incontro con Dio può prendere tanto la forma di un abbraccio con Lui, di un'adesione incondizionata al suo volere, e può in questo caso spingere a rivedere l'intera propria esistenza, le proprie abitudini, la propria vita, il proprio mondo, oppure no. Il professore Lorenzo Merlini lo dice chiaramente: a un certo punto si arriva ad una svolta, o si è con Dio o si è senza Dio. Ed è il caso in cui appunto l'incontro con Dio si trasforma in un abbraccio, è quello appunto di Marietta, che compie questa scelta di vita monastica molto forte, molto dura, è una vita di clausura, quindi un'esistenza dedita alla vita contemplativa e non attiva. Con grande sensibilità l'autore ci offre una psicologia della vocazione di Marietta. E veramente ho notato una perfetta corrispondenza tra il termine vocazione e il modo in cui questa vocazione viene descritta. Veramente è una chiamata, veramente Marietta si sente vocata, si sente chiamata, perché lei stessa ripete insistentemente di sentirsi chiamata a questa vita, e il convento, il monastero delle Carmelitane diventa il luogo, l'unico luogo in cui lei può vivere. Il convento è il luogo dell'anima, e l'arrivo al convento, l'ingresso al convento sembra quasi l'arrivo al paradiso, viene descritto in termini veramente che ho trovato sublimi. È come se Marietta, una volta arrivata al convento, arrivasse al luogo di un appuntamento tanto a lungo atteso, tanto a lungo desiderato. Ed è molto bello il fatto che Marietta, proprio mentre ascende al convento, perché questo convento si trova simbolicamente in alto, gradualmente si spogli dei suoi beni. Prima il foulard, poi un altro foulard, poi una giacca, poi la collana, poi un gioiello. Una scena che fa venire in mente per certi versi una scena del film Cuore Sacro di Ferdinand Hospetel, quando la protagonista, interpretata nel film da Barbara Bokulova, che abbraccia totalmente questo ideale di fede, a un certo punto si spoglia completamente e va nuda a girovagare per la stazione. La storia di Marietta è interessante perché ci consente anche al lettore di compiere un viaggio fino alle radici più profonde della fede, che nel caso di Marietta è la fede cristiana e cattolica.
Nel romanzo sono fittissimi riferimenti alla liturgia delle ore, alla scrittura, alle preghiere tradizionali e anche a testi poco conosciuti che sono alla base della storia del cristianesimo. È vero che la storia del cristianesimo ha dei testi che sono appunto fondanti, il Vangelo e altri scritti, testi che per chi non è cristiano, può pensare che siano semplicemente dei testi di fede. In realtà, per chi li guarda e li legge con gli occhi dello studioso, in realtà il Vangelo è un'opera letteraria a tutti gli effetti. L'autore dimostra di conoscerli questi testi e ne fa riferimento costante. Ad esempio, cita, mi ha colpito molto, è il fatto che citi uno scritto che è la Didache dei Padri Apostolici, uno scritto in greco risalente al secondo secolo d.C., quindi siamo in età imperiale, che è di fondamentale importanza per la storia del cristianesimo, perché gran parte delle nostre pratiche cristiane derivano da quello. Se noi ancora oggi battezziamo i bambini nell'acqua è perché la Didache lo prescrive. Ma appunto c'è la Didache, ci sono i Vangeli, ci sono altre preghiere tradizionali come scritte anche in latino, tra l'altro il Te Deum, l'inno allo Spirito Santo, alcuni salmi che riguardano l'onniscienza e l'onnipresenza di Dio, le confessioni di Agostino, altro testo fondamentale. Ma c'è una cosa che colpisce più di tutte: l'insistenza sulla croce. Se noi guardiamo, se noi leggiamo appunto il romanzo, il termine croce, il participio crocifisso, ricorre costantemente. Che la croce, insomma, è il simbolo del cristianesimo, ed è proprio questa croce a fare da liaison, da legame tra la storia di Marietta, la storia di Calogero e la storia anche del professore Merlini. E appunto crocifisso, croce hanno numerose occorrenze, e quello che colpisce è proprio l'insistenza su questa figura del Cristo sofferente. Calogero è uno dei personaggi che a un certo punto a Gerusalemme si converte e comincia a lavorare in una falegnameria dove lavorerà a intarsi appunto la testa di Gesù crocifisso, e questa espressione del dolore del Cristo lo accompagnerà per tutta la sua esistenza, appunto che lui alla fine, secondo alcuni, sarebbe tornato a Gerusalemme. Comunque questo poi lo scopriremo. Quello che è interessante è notare che proprio attorno alla sofferenza di Cristo si consuma anche la tragedia di Elisa, che è una ragazza affetta da una malattia mentale. Ci chiedevamo l'altra volta quale fosse, se questa malattia avesse un nome, poi appunto vi invito veramente a leggerla questa parte, perché Elisa rivivrà tutti i momenti della passione di Cristo. È una malattia appunto che assomiglia un po' alla sindrome di Stendhal. Lei, guardando questo volto del Cristo sofferente, rivivrà passo dopo passo tutti gli eventi della passione di Cristo, e l'autore lo descrive veramente con una sensibilità veramente molto forte, ed è un discorso molto toccante che dimostra la conoscenza del fatto evangelico, ma anche dimostra che l'autore su questo testo ci ha riflettuto, e ci ha riflettuto a lungo. Ecco che viene descritta nei minimi dettagli le ultime ore di Cristo, così come sono nei Vangeli, dalla crocifissione sino poi alla morte e al buio e alla terra che si oscura. Quindi è vero che la spiritualità pervade l'intero romanzo, e che questa spiritualità assume diverse forme. Io adesso ho parlato appunto di questi aspetti della religione cristiana e anche poi cattolica, però è altrettanto vero che in ogni aspetto l'autore ci mette tanto di suo. Ogni aspetto è veramente meditato, è veramente, come diceva
Luisa Spampinato, il lavoro di cesellatura, di labor lime, non riguarda soltanto lo stile, ma è anche, riguarda anche i temi, i contenuti, sono contenuti che l'autore ha fortemente interiorizzato e che ha fatto suoi. E quindi alla ricercatezza dello stile corrisponde una ricercatezza della sostanza, ecco, non è soltanto ricercatezza della forma, ma è ricercatezza della sostanza, e che a mio avviso costituisce veramente la cifra di questo romanzo, che invito veramente tutti a leggere. Grazie. Che bellissima notte di mare, amore. Lo senti? Il rumore della risacca mi fa pensare al flash di dormire. Parlami del dio egizio Anubi. Guarda il volo di gabbiano, il volo nel vento del mare. Dormono i gabbiani, se sì, dove? Bello pensare ai loro turbamenti. Per me il turbamento richiede sonno, riposo. Amore, recitami la poesia di Pascoli. Per intero. Io conosco da te solo i versi che mi hanno più emozionato. Ti pettinò coi bei capelli a onda, tua madre, adagio, per non farti male. Dimmela per intera. È una stupenda poesia, amore. Con Antonio Pesci invece cerchiamo di tracciare un quadro filosofico, o meglio, come state capendo, questo libro è un pozzo, è una miniera. Io ho detto anche, avete presente la Divina Commedia, che è l'enciclopedia che sto del Medioevo, che c'è di tutto, la leggiamo tante volte, non si finisce mai di leggerla. Beh, in questo libro c'è tanto sapere, tanta conoscenza, e quindi ci sono anche parecchi autori filosofici che si fanno anche a un'epoca, a un periodo della storia della filosofia. Antonio un po' ci fa entrare in questo mondo. Io sono la ciliegina sulla torta, ma devo dire la ciliegina scaduta, perché sapevo chi mi avrebbe preceduto nei commenti, sapevo un po' i temi. Non mi aspettavo che avrebbero detto così tanto e così bene. Quindi veramente a me tocca in realtà dare un giudizio e tirare un po' di fila di quanto hanno detto meglio altri prima di me. Io ho un giudizio sul libro di Sebastiano Motta, che può in un certo qual modo suonare anche male. Mi darete il tempo, spero, di poter spiegarlo. Io lo giudico un libro inattuale. Ora so che la cosa può suonare male, ma nella tradizione in cui mi sono formato si suole sempre distinguere l'attualità dalla contemporaneità. Una cosa è attuale quanto segue determinati schemi. Ci sono... temi che seguono schemi che sono dettati in realtà da uno scandire del tempo che non è il nostro, per intenderci, accende la televisione e vi sarete accorti, sociologicamente si chiama agenda setting, per cui ci sono dei media che ti determinano la discussione. Per cui magari un periodo della nazione stai morendo di fame, non si capisce per quale motivo stiamo discutendo di qualcosa. Poi questa cosa è molto radicata spesse volte nei ragazzi, per cui per essere un po' alla moda, che è difficile poi rischiare di essere tagliati fuori, deve essere cool, deve essere trendy, allora magari qual è il tema che va di più? Questo è in un certo qual modo un modo
di scandire il tempo che si consuma subito. Passano anche i personaggi. Non passano solo i personaggi, perché alla fine non sarebbe un dramma, sarebbe un libro che magari fra due generazioni nessuno legge più. Ma voi capite che cosa voglia dire esistenzialmente seguire delle mode e poi ritrovarsi alla fine della propria esistenza ad aver vissuto la vita degli altri. Poi c'è un altro modo di vivere la vita, che è la contemporaneità. Ed è una cosa che grosso modo un po' tutti abbiamo provato nella nostra esistenza, ma che magari non diamo questa parola, no? Non diamo questo aggettivo, non usiamo questo termine. La contemporaneità è quando tu ti senti capito da poche righe, scritte magari da un signore 3000 anni fa. Magari con il tuo vicino di casa non vai assolutamente d'accordo, ovviamente per colpa del vicino di casa, perché notoriamente la colpa è sempre degli altri, mamma e papà non ti capiscono. Però ci sono canzoni che non tramontano mai, ci sono versi che non tramontano mai. Allora che cosa distingue un tema che si brucia subito da un tema che è eternamente contemporaneo? Dalla capacità di incarnare un dramma. Perché nonostante il mondo sia popolato da miliardi di esseri umani, poi guarda caso, da questo punto di vista, nelle profondità abbiamo sempre tutti, grosso modo, gli stessi drammi da risolvere. Che non sono molti. Magari viviamo nell'eternità 100 anni, 200 anni, magari, e magari non ce lo poniamo che nell'ultimo istante un tema che invece è molto trattato nel libro di Sebastiano, perché c'è, non so se Sebastiano Motta accetti questo discorso, ma i suoi personaggi sono tormentati da un dramma molto poco di moda, che è il dramma della verità. Che, attenzione, qualcuno dice sempre, beh sì, la verità ce l'hanno gli altri, ma al di là del fatto che chi presume di averla la verità in realtà finisce sempre per imporla. Quando qualcuno dice, beh, si fanno degli esempi, il dittatore del caso, ma come vedete non è di questo che stiamo parlando, parliamo dell'autenticità della vita. Che è uno dei più grossi drammi. Diceva un filosofo, diceva che l'essere umano è un essere volente ma non volutosi. Se ci pensate bene, noi veniamo all'essere, nessuno ci ha chiesto mai il permesso, insomma, di metterci al mondo, questo mi pare. E da quel momento in poi ci dobbiamo porre il problema, non solo perché siamo venuti al mondo, che senso diamo ad ogni nostra azione, che non è una sciocchezza da filosofi, perché è come educare un figlio, che senso debba avere un figlio nella tua vita, che senso debba avere anche la tua vita. Se la tua vita non ha un senso, capite che anche la sfera politica, sociale, morale ha tutto diversi risvolti, no? Non solo perché sei venuto al mondo, che senso dare ad ogni tua azione, che senso poi trovarti tra i due grandi estremi, che è la nascita e la morte. Ora questi non sono, Mariella prima dice siamo tutti filosofi. Ora io lo so, tempo fa un noto filosofo che aveva anche fatto politica, durante un'occasione mi disse che solitamente non è un'offesa né per i politici né per i filosofi, almeno nel secondo caso non so se ne sono degno, ma mi butterei la trappa nei piedi, però non ne sono degno, ma mi disse solitamente una persona che non sa fare nulla si mette in politica, quello che addirittura è scemo fa filosofia. Voi capite che non stiamo parlando né della politica in questo senso, né soprattutto, ed è un tema che ritroviamo nel libro di Sebastiano Motta, né soprattutto la filosofia, che è una cosa per me inconclusa. Io amo dire sempre, e concludo, che questo senso, questa ricerca del senso della nostra esistenza, che poi è l'unica cosa di cui vale la pena, no? Diciamoci la verità. Avere un cellulare, raggiungere determinate glorie nella propria esistenza, ma se poi tutto finisce, non nessuno, niente ha avuto un senso. Signori miei, abbiamo giocato a una pia illusione, perché sapete che è così, è una pia illusione, viviamo semplicemente facendo finta che questa pia illusione si mantenga, ai nostri figli gli diciamo che è una pia illusione, ammazziamo il tempo da qui a quando questa pia illusione si rivelerà aperta, lo dice. La filosofia non è questo, è porsi continuamente questo senso, e ce ne poniamo in ogni istante. E quando
leggiamo il libro di Sebastiano Motta, veniamo riportati continuamente a questa domanda: la nostra vita ha un senso? Ecco qual è il vero grande tormento che rende grande personaggi. Poi, per carità di Dio, sarà il tempo a dire se questi personaggi sono come quelli del conte Ugolino o no. L'autore è ancora vivente, diamogli 800 anni e poi vedremo. Ma la differenza è tra questo, fra un tema che si brucia subito. Un esempio letterario, i bambini. Dovete vedere che da qui ai prossimi 3 anni si tireranno fuori invece i gatti o i cani. Perché questa è una questione di marketing. Chi mi studia queste cose le sa meglio. E poi c'è un tema più profondo che sono i drammi. Fra questi, quello che secondo me mi sembra centrale, fermo restando quello della giustizia e della libertà, ma non abbiamo il tempo perché il tempo scorre, c'è quello della verità, che poi si traduce in un grande problema, l'autenticità dell'esistenza. Io, signori, penso di aver veramente chiosato quanto meglio avevano detto i giovani prima di me e cedo la parola ad altri. Vi ringrazio per avermi seguito. Un'altra dimensione dell'infinito vibra accanto alla vostra. Noi viviamo lì come coscienze, da cui possiamo evolverci in corpi di spessa materia e di vapore gassoso. La comprensibilità di tale situazione, attuazione, è ancora difficile da comprendere, poiché siete lenti nello sviluppo del vostro sé, come spirito del conscio e dell'inconscio, lenti nel capire che voi all'infinito siete della medesima sostanza. Vi perdete nello stazionario, nel nulla della vostra temporalità, in corpi squilibrati e destinati a perire per difetti di coscienza. Noi in ciò non possiamo aiutarvi, neanche se avessimo degli accessi interconnettivi tra il vostro magnetismo terrestre e il nostro vibratorio interconverso. Sarà umano, poiché si alzerebbe solo il vostro livello conscio poggiante sul serramento istinto intelligenza, e che non avendo ancora l'efficienza letale dei neutroni da cui si origina la coscienza, ogni tentativo di apertura al nostro risulterebbe dannoso, fatale, per il vostro percorso evolutivo. Possiamo solo parlarvi. Salvate questo meraviglioso globo terracqueo, non vi accanite contro di esso. È la vostra casa, per sempre, anche quando il vostro corpo sperimenterà la morte ed esperienza di squilibrio, ma non sarà sempre così. Noi ora andiamo via dal vostro mare, ma ritorneremo più avanti, e sarà bello danzare e cantare insieme alle vostre evolute coscienze. Arrivederci allora, arrivederci, abitatori di una vibrazione del creato prossima alla nostra. Arrivederci. Pasquale Musarra ci conduce un po' sulla psicologia all'interno di questo libro, un piccolo viaggio nella psiche. Più che nella psiche, mi costringo ad una osservazione. Mi costringo un'osservazione perché, leggendola, riflettevo su una cosa essenziale. Dico, un grande autore che è il Manzoni con i suoi Promessi Sposi, una bara di salmi di acqua è riuscito a costringere generazioni e generazioni a leggere un romanzo che nei confronti di Liquido Centrale, che questo Liquido Centrale, elaborato di questo personaggio, che me l'ha fatto apprezzare di più dopo che l'ho conosciuto, perché non lo conoscevo io, Sebastiano. E quando gli abbiamo chiesto, dico, ma sto titolo Liquido Centrale, da dove l'hai preso?
Sebastiano, sapete che cosa ne rispondivo? Ecco, quando si dice perché merita di essere eletto nelle scuole. Sebastiano ne rispondevo, liquido centrale e un caffè che ci mise in mezzo un cioccolato dei pochi coffi. È la sostanza, il godere delle cose. Allora io mi costringo, perché io so poi che qua ci allontaniamo molto oltre, perché il mio compito nella scaletta era di stendere un profilo psichico. E Iano mi dice sul cammino psichico che ho preso camminare ora nella cogemma, che non è tanto diverso dal cammino della mente.